Radio Più presenta Le parole della misericordia, un momento di meditazione in occasione dell'anno santo, a cura di Angelo De Donatis. Castigo, nel suo ultimo libro Raccontare l'amore, Enzo Bianchi analizza le tematiche inerenti al male e al castigo e le confronta con il comportamento e le parole di Gesù. Scrive il priore di Bose: Gesù sta compiendo il suo viaggio dalla Galilea verso Gerusalemme. Durante questo viaggio è raggiunto da notizie di cronaca riguardo a fatti accaduti in quei giorni. C'è stata una rivolta da parte di alcuni galilei e la polizia di Pilato l'ha repressa nel sangue. È caduta la torre di Siloe e 18 persone che erano nelle vicinanze sono state uccise. Di fronte a queste disgrazie, i religiosi di quel tempo, ma possiamo dire di ogni tempo, pensavano subito al castigo di Dio e dunque giudicavano le vittime di quegli eventi quali colpevoli di peccato. Al peccato deve corrispondere il castigo. Il castigo è una pena e solo così la giustizia di Dio può regnare. Quanto a Gesù, nel suo comportamento non condanna né tantomeno castiga. Il pensiero che il male sia un castigo di Dio per colpe spesso sconosciute compiute dai padri o dai soggetti colpiti da disgrazie e sofferenze è presente nella scrittura come tentativo da parte dell'uomo di comprendere l'origine del male e di giustificare l'azione di Dio che giustamente castiga l'uomo che ha compiuto il male, che ha peccato. L'immagine di Dio conseguente a questa interpretazione è quella di un Dio giudice, implacabile e vendicativo, che condanna e castiga, la cui ira si scaglia contro l'uomo facendolo perire. Il concetto di giudizio in questo caso è legato all'accezione ebraica mishat, per cui all'accusa segue la condanna senza appello, cioè il giusto castigo. Diversa l'accezione di giudizio di Rib, in cui l'accusa è dialetticamente connessa con l'intenzione, da parte di chi giudica, di porre l'uomo che ha sbagliato di fronte alla sua colpa per renderlo cosciente del male in vista di un pentimento, di un'ammissione e presa di distanza dall'azione malvagia, quindi di una conversione che apre la via al perdono, che apre la via a una rinnovata amicizia con la parte offesa. La pena, il castigo, non è fine a se stesso, non è per la morte del malvagio, ma per la sua conversione e per la sua vita.